Amen. Questa settimana abbiamo avuto un incontro affascinante del gruppo Scoprire. Come sapete, il gruppo Scoprire è uno dei gruppi di studio biblico della Chiesa che abbiamo in Chiesa, no? Però è indirizzato a coloro che sono alla ricerca, che stanno investigando la fede cristiana per capire cosa sia e valutare se vogliono seguirla. Questa settimana abbiamo fatto qualcosa di diverso, abbiamo fatto una serata di domande libere. Abbiamo già studiato diverse storie di Gesù nei Vangeli, però questa volta ci siamo fermati per togliere i dubbi più diversi. Abbiamo iniziato discutendo i Vangeli apocrifi, cosa sono, poi come furono scelti i nostri Vangeli del Nuovo Testamento, poi le prime controversie della storia della Chiesa, il canone del Nuovo Testamento, da lì siamo passati all'Apocalisse, poi alla reazione dei farisei e dei giudei a Gesù, poi abbiamo parlato un po' di predestinazione, cioè tante cose. Ad un punto siamo arrivati alla mia parte favorita, cioè la salvezza. Cos'è? Cos'è questo rendersi a Cristo che stiamo cercando di capire insieme come gruppo? Una persona del gruppo ha detto: ho capito l'idea di Gesù come il Salvatore, la croce e il suo sacrificio ha molto senso per me, però non capisco ancora da cosa dobbiamo essere salvati. Perché? Perché? La domanda di un'altra persona era: ok, capisco che mi trovo davanti a questa scelta. Il mio problema però è che sembra qualcosa di astratto, di razionale. Sembra che chi decide per Cristo rimane sempre la stessa persona, non cambia niente. Come faccio a sentire? Sento qualcosa? Quando dicevo questo, sento qualcosa? Era più o meno la sua domanda. A questo punto la prima persona ha detto che sente l'amore di Dio. E allora la seconda le ha domandato: ma come lo senti? Che segni hai? E poi una terza persona ha domandato: la mia domanda invece è questa: come faccio per attraversare il ponte? Riconosco che Gesù è il ponte tra noi e Dio, però come faccio per attraversarlo? Dico qualcosa? Quindi vedete che è stata una serata affascinante, domande eccellenti, molto interessanti. E abbiamo avuto una bellissima discussione riguardo alla salvezza, Dio che ci rigenera attraverso lo Spirito, il processo di santificazione e anche il momento di conversione. Per me è stata una serata un po' magica, si può dire, anche se magica non è proprio la parola giusta. Sentivamo, secondo me, una presenza, uno spirito che si avvicinava a persone che si stanno approcciando a Dio, che cominciano a intravedere il Vangelo di Gesù e a porsi tutte le domande riguardo cosa significa, quali sono le conseguenze, come posso io vivere questo. Allora sono contento che stiamo studiando ora, questo mese, questa lettera bellissima, che è la prima lettera di Pietro, dell'Apostolo Pietro. Abbiamo visto domenica scorsa con Roanna l'esplosione di gratitudine e gioia con cui inizia Pietro. Uno dei suoi versetti diceva: sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati. Perciò siete colmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove. Voi lo amate, perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la meta della vostra fede, la salvezza delle vostre anime. Pietro inizia con un'esplosione di ringraziamento a Dio per la sua grande misericordia. Parla di questa salvezza su cui scrive: indagarono e scrutarono i profeti. Poi dice anche che sono cose nelle quali gli angeli desiderano fissare lo sguardo. Cioè è una salvezza affascinante, che allo stesso tempo ci fa paura, ma c'è anche chi ci affascina. Gesù, quell'uomo sorprendente che si offre per me, che mi libera dalla mia catena, che mi ama a tal punto che sai che mi trasforma addirittura. E perciò mi fa piacere anche che arriviamo al testo di oggi, dove Pietro continua a spiegare cos'è questo processo di rigenerazione, di rinascita, di essere salvati da Cristo per avere il suo spirito agendo dentro di noi. Lui parla di cose molto elevate, però lo fa in modo molto concreto, ci dà metafore, immagini, oggetti addirittura per aiutarci a visualizzare le cose di cui parla. Quindi oggi mi organizzo così. Esploriamo il testo che abbiamo letto di oggi secondo la prospettiva di quattro metafore, quattro immagini che Pietro ci dà. E qui ho messo queste tavole qui perché avremo degli oggetti qui piano piano, le metafore. La prima di questa qui è questa, è il latte. Mi prendo il latte. Ecco qui. Non è il latte della mamma, ma... Ecco qui, il latte. Leggiamo qui il brano. Come bambini appena nati, desiderate avidamente il genuino latte spirituale, grazie al quale voi possiate crescere verso la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore
è buono, è buono. Okay? Quindi questa prima immagine che Pietro ci dà è una metafora riguardo la nutrizione. Nutrizione. Tutti dobbiamo mangiare, giusto? Dobbiamo seguire anche una dieta buona, equilibrata, bilanciata, variegata. Se non lo facciamo, se mangiamo solo una cosa, diventiamo deboli, poco salutari. Però esiste una fase delle nostre vite in cui mangiamo solo una cosa. Cioè, quando siamo neonati che bevono il latte, giusto? Il latte della madre, lo sappiamo, non è che ci devo pensare che sarebbe il giorno della madre, del giorno della mamma. Quindi, il latte della mamma, lo sappiamo, concentra tutti i nutrienti necessari per un neonato. Se lo beve, crescerà bene. Se non lo beve, poverino, piange in modo disperato. È la cosa più dolorosa vedere un neonato che piange di fame. Piange di fame, soffrono tanto. Piangono con un'intensità che fa tenerezza. Per loro è la fine del mondo. Ok, il latte. Ma siccome Pietro vuole aiutarci a visualizzare le cose di cui parla, faccio adesso anche un paragone molto fisico. Ci porto qui altri tipi di bibita. Ecco qui. Ecco, ecco, ecco. La prima è l'acqua. Che abbiamo qui la mia acqua. Poi abbiamo anche la nostra Coca-Cola. Come? Ok, senza rumore, la Coca-Cola, acqua. E poi abbiamo anche un'altra bibita che è la benzina. Mi sono fermato oggi dal benzinaio. Volevo 200 ml di benzina. Ecco, la benzina. Ok. Abbiamo queste bibite, che okay, faccio un po' così, no? Bene. Ok. L'acqua, latte, Coca-Cola e benzina. Tutte buone bibite. Se non avete mai assaggiato la benzina, bevi un bicchierino dopo il cena e ti darà una bella ulcera. Tutte buone bibite. Vi faccio una domanda molto difficile ora. Vediamo se siete intelligenti abbastanza. Cosa daresti a un neonato? Cosa serve al neonato? La benzina. L'acqua è l'acqua, è l'ingrediente più vitale della vita. Serve al neonato, ma non solo. Gli servono anche tutti i nutrienti contenuti nel latte, giusto? La Coca-Cola è la Coca-Cola. Anche questo è l'ingrediente più vitale della vita. Scherzo, i commerciali ci hanno quasi convinto, giusto? Vedi l'orso bianco bere la Coca-Cola insieme a Babbo Natale, pensi, pure io voglio essere felice così. Però, daresti la Coca-Cola al neonato? No, per carità, non farlo. Poi abbiamo la benzina, di cui abbiamo riso fra poco. Ma è qualcosa di buono, hai tutti i nutrienti necessari per le nostre macchine, giusto? Ma gli esseri umani non sono macchine, quindi non bere la benzina, non darla al neonato. Cosa serve al neonato? Il latte. Il latte. Ecco, rileggiamo il brano allora. Come bambini appena nati, desiderate avidamente il genuino latte spirituale, grazie al quale voi possiate crescere verso la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono. Se davvero avete gustato che il Signore è buono, se sei mai trovato nella sua presenza, se hai assaggiato la sua dolcezza, desidera il latte, desidera avidamente il genuino latte spirituale. Non bere la benzina, non sei una macchina, non cercare di vivere come una macchina. Non bere la Coca-Cola. Ricordati per una neonata, almeno in termini spirituali, come lo siamo tutti noi, dice Pietro, la Coca-Cola non va bene. Non accontentarti neanche dell'acqua, che è buono ma ti serve di più, ti serve qualcosa veramente nutritivo. Non rimanere affamato. Bevi il latte, soddisfati col latte. Nutriti bene, ingerisci quello che ti farà crescere. Rendi il tuo momento di mangiare mentale, emotivo, spirituale della giornata, le influenze che assorbiamo, un momento di benessere, un momento nutritivo. Nutritivo. Quindi Pietro ci dice, desiderate avidamente il genuino latte spirituale, grazie al quale voi possiate crescere verso la salvezza. In altre parole, la vita spirituale è anche un processo, è un processo. Inizia con la conversione a Cristo, però non finisce con la conversione a Cristo. Cresciamo continuamente, impariamo, ci nutriamo. E come nella vita dobbiamo nutrirci ogni giorno, ogni settimana. Anche se facciamo un grandissimo banchetto, come faremo fra poco nel picnic, questo ci sazierà per poco. Poi a cena, domani dobbiamo mangiare ancora. Nella vita spirituale è la stessa cosa. Non basta venire in chiesa una volta che sia e aspettare che questo ci nutra per molto tempo.
né passare tutto un giorno leggendo la Bibbia e aspettare che questo ti serva per l'anno. Dobbiamo nutrirci costantemente. Costantemente. Allora la domanda è, nutrirci di cosa? Cosa ci nutre spiritualmente? Pietro parla sia della benzina, Coca-Cola, che dobbiamo evitare, sia cosa il latte. Allora, cosa evitare e cosa bere? Cosa evitare e cosa bere? Per parlare di cosa dobbiamo evitare, Pietro ci dà una seconda metafora, che è la guerra. La guerra. E qui... Mi sono fermato dai cinesi stamattina. Ecco. E abbiamo un bello carro armato, soldati, un altro soldato, l'elicottero. Sarà contento Pietro. Poi Pietro sarà contento. Ecco, la guerra. Ok? Carina qui, però la guerra poi non è bella, no? Ok, leggiamo i versetti. Allontanate dunque ogni genere di cattiveria e di frode, ipocrisie, gelosie e ogni maldicenza. Poi, alla fine del brano, carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dai desideri cattivi della carne, che fanno guerra all'anima. Fanno guerra. Pietro scrive qui con l'affetto di un padre per il figlio, di un pastore per il suo gregge. Carissimi, non fate guerra contro voi stessi. Non siate il vostro proprio nemico. Astenetevi da questi desideri che fanno guerra contro la vostra anima. Vi tolgono la pace, vi rendono difensivi e violenti. Vi attaccano, vi fanno guerra, capito? Cominciamo a diventare persone frammentate, tirate di qua, tirate di là, non sapendo dove andare. Vogliamo andare sia di qua, sia di là. E sentiamo questa pressione, questa frammentazione, questa guerra interiore. Questo mese stiamo vedendo un brutto esempio di questo, purtroppo, un triste esempio. Adesso che Putin, dopo essersi mangiato la Crimea, sta introducendo una guerra civile in Ucraina. È una strategia di guerra molto furba la sua, una nuova strategia. Non un'invasione classica, con carri armati e soldati riconoscibili con l'uniforme, ma l'introduzione di movimenti, tra virgolette, che creano confusione, guerra civile, e poi richiedono che la madre Russia venga a liberarli. Menziono solo questo solo come illustrazione, torniamo a Pietro. Perché lui dice, astenetevi dai desideri cattivi che vi fanno guerra, che molto sottilmente introducono una guerra civile dentro te stesso, che ti confonde, ti frammenta, ti tira in varie direzioni. E ti dirà poi che la salvezza, la via di pace da questo conflitto interno, sarà a renderti al nemico. Faccio un esempio di una persona. Roba buona questa, le confessioni di Agostino, riconosciuto come il primo scritto umano che esplora la nostra interiorità, la prima autobiografia interiore. Un bellissimo libro, un capolavoro non solo di teologia, ma anche di psicologia e autoriflessione. Le confessioni di Agostino raccontano il suo percorso fino a che si è reso a Cristo, la sua conversione, e anche il suo conflitto interno fino ad arrivare a quel punto. Leggiamo qualche brano. E tu eri lì, sta parlando con Dio, e tu eri lì, davanti a me, ma io ero scappato anche da me stesso, e non potevo incontrarmi, tantomeno incontrare te. Un altro brano. Mi portavo un'anima lacerata e sanguinante, che non sopportava essere portata da me, e dove potrei appoggiarla, non potevo scoprire. Rimasi un punto infestato, che non mi diede riposo, da cui non potevo scappare. Perché dove potrebbe il mio cuore scappare dal mio cuore? Dove potrei fuggire da me stesso? Dove non seguirei i miei propri passi? Anche così uscì di casa. Profondo, no? Carissimi, ci scrive Pietro, amici cari e preziosi, non siate così, astenetevi da questi desideri. Al versetto 1 lui elenca alcuni di questi desideri cattivi. Lui dice cattiveria, frode, ipocrisia, cioè non diventare due persone diverse. Gelosia, non invidiare gli altri. Non diventare possessivo di cose tue, neanche che sia tuo ministero o posizione. Ogni maldicenza, non sparlare degli altri, non introdurre conflitti. Lui scrive, allontanatevi da queste cose, allontanatevi. Vi fanno guerra, togliete al massimo il contatto con loro. Non vi fanno bene, è benzina. Allontanatevi, è una chiamata che parla direttamente a noi. Che cheggia nel nostro cuore, che ha senso. Ma è una chiamata anche che ci disturba, se siamo sinceri, secondo me. Sia perché porta l'attenzione al nostro conflitto interno,
Sì, perché poi rimaniamo a domandarci: e allora come supero questo conflitto? Dove trovo pace? Come fare? Ecco, allora, arriviamo alla terza metafora di Pietro. Ha detto prima allontanatevi, allora dice avvicinandovi. E qui in verità lui ci dà due metafore, due, quindi per visualizzare la vita spirituale. La prima di questa, cioè la nostra terza metafora, dopo il latte e la guerra, è il seme, il seme, il seme. Leggiamo qui il prossimo brano. Ecco. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per giungere a un sincero amor fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore, perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Ecco, continua. Infatti, qui cita Isaia, il brano che abbiamo letto. Infatti, ogni carne è come l'erba, e ogni sua gloria è come il fiore dell'erba. L'erba diventa secca e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la buona notizia che vi è stata annunciata. L'immagine del seme è qualcosa di molto bello, secondo me. È qualcosa di organico, vivo. Genera una pianta bella come questo fiore qui, che ho comprato ieri per Sara. Però che lo dedico anche a voi, oggi vi voglio anche a voi bene. Ecco qui. Però lo dedico solo in modo retorico, diciamo. Poi portiamo noi il fiore a casa. Piccolato di frode, gelosia, ipocrisia. Ecco. Il seme riprende l'idea di nutrimento. Nutrimento. Da cosa veniamo nutriti? Ma qui a Pietro aggiunge una differenziazione. Parla che il processo di salvezza introduce un seme in noi. Non un seme corruttibile, come questo bel fiore, però che prima o poi morirà, ma un seme incorruttibile, che rimane in eterno. Lui scrive che questo seme ci rigenera, ci riforma, fa crescere vita spirituale in noi. È un'immagine che era stata usata anche da Gesù. Usa una sua parabola, raccontava, il seminatore uscì a seminare, famosa. E allora cos'è questo seme? Lui stesso dice, è la parola di Dio, è il Vangelo, è l'annuncio di Gesù che ci porta perdono e serenità. Lui dice, e questa è la parola della buona notizia che vi è stata annunciata. Allora, qual è la buona notizia? La domanda successiva. Cosa viene annunciato? Cosa dice la parola? E qui arriviamo alla quarta e ultima metafora, alla metafora che Pietro sviluppa di più, che è la pietra. La pietra, ecco. Ecco, pietra. Leggiamo il prossimo brano. Accostandovi a lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa, anche voi come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali, gradite Dio, per mezzo di Gesù Cristo. Ok, quarta metafora, la pietra. Io trovo, non so te, ma io trovo questa idea di pietra un po' esotica, un po' strana. Non ha, l'idea del neonato, che brama il latte, è molto chiara. Sentiamo tutti questa guerra interiore dentro di noi. L'immagine del seme che fa fiorire una nuova vita spirituale in noi è bellissima, ha senso. Ma pietra, accostatevi a Gesù, pietra vivente, anche voi pietre viventi. Che vuol dire? È un'immagine che ci suona un po' strana, un po' diversa. Però, che aveva tutto il senso del mondo per Pietro. Era come vedeva se stesso. Vedete, il nome di Pietro era Simone. Era Simone. Fino a che un giorno Gesù chiese ai discepoli chi pensavano fosse lui. E Pietro rispose, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E allora Gesù gli disse queste parole, anche queste famose, leggiamo. La prossima. Gesù replicando disse, tu sei beato Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades, dell'inferno, non la potranno vincere. Non sei il più il fragile, instabile Simone, ma sei Pietro. Ti vedo ora solido, ti vedo ora capace di reggere peso e responsabilità, e su questa pietra costruirò la mia chiesa. Fu una sorta di battuta, per così dire, una frase di doppio senso di Gesù, che secondo me va chiarita, questi due sensi. Da una parte, Pietro fu infatti chiave per l'inizio della Chiesa. Pietro fu Pietro che predicò nel giorno della Pentecoste, quando scese lo Spirito. Fu anche a Pietro che Dio rivelò
che il Vangelo era anche per i non giudei, non solo per i giudei. Come abbiamo visto mercoledì scorso nei nostri studi degli Atti, l'episodio di Cornelio. Quindi Pietro fu infatti chiave. Ma il secondo senso della frase di Gesù fu la dichiarazione di Pietro. Tu sei il Cristo, il Cristo, il figlio del Dio vivente. Cioè, ecco Pietro, hai capito bene? Questa è la fede cristiana basilare, Gesù è il Cristo. Questa è la pietra basilare della fede cristiana. Quindi Pietro è la pietra, ma più che altro Gesù è la pietra. Gesù è la base del cristianesimo, giusto? Ed è questo senso che Pietro riprende qui. Gesù è la pietra angolare su cui si appoggia tutto l'edificio. Non io, ma lui. Quindi dice qui, accostandovi a lui, pietra vivente. Anche voi come pietre viventi. Anche voi siete pietre, non solo io. Siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo. Noi cristiani siamo tutti sacerdoti, no? Per offrire sacrifici spirituali per mezzo di Gesù Cristo. Quindi pietra era una metafora molto personale per Pietro. Era il suo nome che Gesù gli aveva chiamato Pietro. Quindi come capiva la sua propria identità, come comprendeva Gesù stesso, il suo rapporto con Gesù, ma più che altro che Gesù è la pietra angolare su cui tutto questo è costruito. Gesù. Parlare di pietra vivente era il modo di Pietro di parlare di colui che aveva dato senso alla sua vita, in cui credeva, che era la sua base, la sua pietra. Ma più che altro anche che aveva creduto in lui, gli aveva chiamato Pietro. Era il suo modo anche di parlare, di avere un terreno solido abbastanza su cui alzarti. Di avere un Gesù che ci dà pace, amore e fermezza per essere liberi, per fiorire come una pianta, per avere vita spirituale. Era anche il suo modo di parlare, di fare parte di qualcosa di più grande, di un grande edificio che leva gli occhi della gente verso il cielo. Di essere solido abbastanza per dare un contributo, per essere una colonna. Una colonna. Fare parte di questo edificio chiamato Chiesa significa avere Gesù come la nostra pietra solida su cui ci innalziamo. Avere Lui come la ragione del nostro vivere, il motivo, come il nostro più grande amore, come il nostro Maestro, il nostro Salvatore, il Signore a cui affidiamo le nostre vite. E avere Gesù come la nostra pietra vivente, dice Pietro, significa diventare anche noi pietre viventi, anche noi. È un'immagine curiosa, ma quella che usa lui. Per lui significava tutto. Ed è questa dimensione comunitaria, collettiva, che Pietro enfatizza. Perché non siamo mai salvati da soli. Essere salvato significa diventare anche parte di una famiglia. Quindi leggiamo questo altro brano, che è il brano centrale di questo testo nostro oggi. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. E continua. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Bello, no? Non eravate popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Siete una stirpe eletta, gente santa, sacerdozio regale, una nuova razza, un modello di cosa è essere umano. Un popolo che Dio si è acquistato. Si è acquistato. Racconto una storia per parlare di quest'ultimo aspetto. Un popolo che Dio si è acquistato. E poi concludiamo. È la storia di un film vietnamita, fatto in Vietnam. Ha chiamato Le Tre Stagioni. Uno dei personaggi di questo film è una prostituta che si chiama Lan. Una ragazza. Una ragazza che incontra i suoi clienti in un albergo di lusso, ma che è molto povera, lei è molto povera. La sua brama è diventare parte di quel mondo bello, a cui non sente di appartenere. In verità ha un conflitto dentro di sé, e risente di sé e dei suoi clienti, ma dall'altra parte sono il suo mezzo di uscire dalla povertà. Un giorno lei conosce Hai, che è un ragazzo che guida la bicicletta, che è una sorta di taxi in Vietnam, le biciclette, e che il ragazzo le offre passaggi. E lei confida a lui che vuole un giorno abbandonare quel lavoro. E sogna dormire, il suo sogno, la sua brama, è dormire in una stanza con l'aria condizionata da sola, senza nessuno, senza nessun cliente. È il suo sogno. Hai l'ascolta, nota il suo dolore e anche si innamora di lei, di là. Un giorno, poi il film va avanti, un giorno lui vince un torneo di ciclismo, riceve un premio.
e porta all'albergo. Paga la sua parcella, ma le dice che vuole solo vederla addormentarsi. Solo questo. Usa i soldi non per usarla come gli altri uomini, ma per darle una notte nella stanza con l'aria condizionata, per soddisfare il suo sogno, per guardarla essere felice. E la lascia lì e torna a casa a dormire lì, a casa. È un gesto che lei non capisce all'inizio. Si offende, pensa che lui voglia qualcos'altro. Gli ridà anche i soldi. Ha detto, non, mi ha lasciato lì, ti ridò i soldi. Ma questo gesto di grazia inizia una trasformazione in lei. Una trasformazione che la farà incapace di tornare alla prostituzione e alla fine innamorarsi di Hai. Lui non ha usato i soldi per acquistare il suo corpo per una notte. Ma con questo gesto acquista invece il suo cuore. Per la vita. Per la vita. Vi racconto questa storia, perché alla fine del nostro brano Pietro dice: ma voi siete una stirpe eletta, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, siete ora il popolo di Dio. Voi che prima non avevate ottenuto misericordia, ora avete ottenuto misericordia. Siete un popolo che Dio si è acquistato. Si è acquistato. Acquistato non con soldi, manipolazione, poteri, cosa sia, ma con un gesto di grazia. Una manifestazione di amore, che è il sacrificio di Gesù per noi, che paga la pena del nostro peccato, paga la parcella e ci rende liberi. Un atto che non ci acquista per sé così, ma che acquista la nostra libertà, la nostra pace, e che diventa allora un gesto così avvincente che ci conquista, che ci acquista, che ci fa dire liberamente: Gesù, sono tuo. Al primo capitolo della lettera Pietro aveva scritto questo, leggiamo quest'altro brano. Ma voi sapete che non a prezzo di cose effimere come argento e oro siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come di quello di un agnello, senza difetto né macchia. Se non l'hai ancora fatto, ti invito ad arrenderti a Cristo. Pensaci bene, vieni dopo a parlare con me. Se l'hai già fatto invece, prendi allora questo minuto di silenzio che avremo ora per ringraziare Cristo di questa grazia meravigliosa. Ok? Un minuto di silenzio e riflessione.